Buona serata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che riprende la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, a seconda parte, e questa sera terminiamo le ipotesi sulle NDE, cioè i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. Che cosa sono i fenomeni di premorte, le NDE? Le NDE sono quell'insieme di fenomeni che prendono l'individuo quando è in stato di crisi, cioè quando ha avuto incidenti e in stato di premorte, cioè potrebbe morire, ma chiaramente siccome ce li raccontano non è morto. E quello che ci racconta viene analizzato dalla stregoneria. Perché viene analizzato dalla stregoneria? Perché la stregoneria ha sempre avuto al suo centro la forza di trasformazione dell'individuo in relazione al mondo che lo circonda. E queste storie della stregoneria, cioè le storie e le leggende di trasformazione soggettiva per afferrare lo sconosciuto del circostante, sono sempre state storie e leggende che soltanto gli stregoni, gli apprendisti stregoni, riuscivano a scorgerne sia l'utilità, sia il loro uso, sia la loro trasformazione. È avvenuto però che il sistema sociale si è modificato. Si è modificato con l'avvento dell'automobile, con l'avvento della tecnologia e con l'avvento della rianimazione. Questa trasformazione del sistema sociale ha portato un numero di casi di premorte, cioè un numero di casi di crisi prima della morte altissimo, proprio dovuto essenzialmente a incidenti stradali o arresti cardiaci, e con la rianimazione dei pronto soccorsi si sono accorti che tutta una serie di storie, tutta una serie di fenomeni, tutta una serie di elementi si presentavano a quelle persone che stavano per morire, cioè avrebbero dovuto morire, sembra che quasi si stessero preparando fisiologicamente per morire. Però non sono morti, cioè sono tornati indietro e hanno raccontato una serie di fenomeni. Ora, se lo racconta una persona da sola, quei fenomeni sono delle cose che accadono a una persona. Ma se quella fenomenologia si verifica in tante persone e tante persone diverse raccontano delle cose che sono simili, chiaramente è necessario andare ad analizzare quali sono le cose simili. Bene, io vi ho parlato di tutto quello che è successo al congresso di San Marino, il primo congresso di fenomeni di premorte del 1997, scusate, e tutta una serie di relatori che abbiamo commentato fino ad ora, e la volta scorsa abbiamo portato alcuni elementi di sintesi della stregoneria. Abbiamo parlato della nascita e della morte, abbiamo parlato del condizionamento educazionale, abbiamo parlato degli interessi della religione e degli interessi delle scienze e abbiamo parlato della struttura del corpo fisico. Questa sera chiudiamo il discorso definitivamente, chiudiamo il discorso parlando dell'OBE in NDE. Che cos'è l'OBE? L'OBE è la capacità dell'essere umano, la capacità che noi consideriamo di staccare la coscienza e la consapevolezza del corpo per muoversi nello spazio. Attenzione, è importante sapere che l'OBE è la capacità di muoversi nello spazio, non nei mutamenti. Per cui quando la coscienza dell'essere umano ritorna all'interno del corpo fisico, porta nel corpo fisico una serie di informazioni che sono presenti nello spazio, solo che la persona non si è mossa come corpo fisico, ma si è mossa attraverso il proprio corpo luminoso oppure alcune altre cose, ma non è importante che le stabiliamo adesso. Dopodiché affronteremo la distruzione della costruzione, ed è un discorso molto particolare. Parleremo della costruzione del corpo di energia e faremo alcuni accenni per alcune persone che lo vogliono, che hanno anche chiesto su questo. Parleremo del discorso sull'iboga, che è una droga, e vedremo come questo ci permette di fare un discorso un po' anche su altri elementi, e infine parleremo delle esperienze infernali in NDE. Naturalmente in tutte quelle cose che io dico come sunto della stregoneria ci sarebbero tantissime altre cose da dire, però quello che a me mi interessa come apprendista stregone è mettere in moto i meccanismi per comprendere le cose, cioè dare la direzione al meccanismo della comprensione. Dopodiché, una volta che il meccanismo è in moto, si possono aggiungere un'infinita quantità di cose,
ma il mio compito non è quello di scrivere tutto il possibile da scrivere, il mio compito è quello di cambiare il modo, l'ottica con cui si guardano le cose, questo è il mio compito, e buttare le basi per la ricostruzione della filosofia del paganesimo politeista, e non solo della filosofia ma anche della pedagogia, del modo di vita, del modo di guardare il mondo, del modo di percepire gli dèi nel mondo. Bon, detto questo, passiamo all'Obe in NDE. Ricordo sempre che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Vi ricordo che tutto il nostro pensiero lo trovate su internet, ormai basta cliccare anche solo Claudio Simeoni o politeismo, paganesimo, stregoneria sui vari motori di ricerca, veniamo sempre fuori noi. Bon, passiamo allora a Obe in NDE. La questione che il congresso di San Marino ha lasciato in sospeso è la relazione fra Obe, esperienze di volo fuori dal corpo, si chiama out of body experience, cioè sono sempre terminologie simili inglesi, no? E le NDE. L'accento che si è posto sulle NDE è dovuto al fatto che queste si presentano in un momento critico dell'esistenza umana. Quando un corpo fisico è in grave pericolo di morte, sembra che in quel momento tutto è ammesso, tutto è tollerato, anche vedere Dio. L'esperienza vicino alla morte è talmente totalizzante per il soggetto che quanto si esprime lo si lega immediatamente alla vita oltre la morte. L'individuo, in quel momento, ritiene di essere quasi giunto alla soglia della morte. Ogni sensazione viene studiata, ogni effetto entra nella statistica. Lo studioso, essenzialmente, cerca in questi fenomeni la sicurezza che la sua coscienza sopravviverà dopo la morte del suo corpo fisico. Egli cerca le certezze per se stesso. Non gli interessa molto la ricerca della vita. Ogni ricercatore si ritiene creato dal Dio Onnipotente. Egli è a sua immagine e somiglianza, dunque, quanto trova nella cavia, ritiene che ci sia anche dentro se stesso. Questo vale anche per chi si professa non credente o laico, o ancora materialista. Egli considera il cervello umano centrale rispetto al mondo, rispetto all'evoluzione nella natura. Comunque, sia la descrizione che l'essere umano ricercatore si attribuisce, mette sempre se stesso al centro dell'universo e pretende che tutti ruoti attorno, ma quello che lui trova nell'insieme di fenomeni che si esprimono nelle NDE non è detto che si ritrovino in lui. Dovrebbe sorgergli un dubbio quando non trova meccanicamente gli stessi fenomeni nei diversi individui, oppure quando gli stessi fenomeni si esprimono in modo tanto diverso da risultare quasi irriconoscibili. Allora lo studioso usa la statistica. Nell'Obe si presentano molti fenomeni presenti nelle NDE, la visione otoscopica, il volo, la traslazione della percezione fuori dalla stanza in altri luoghi. Sia le Obe che le NDE sono oggetto di studio da parte della cattedra universitaria di Edimburgo di parapsicologia. Le testimonianze sono tali da non poterle ignorare. Perché nelle Obe si manifestano gli stessi fenomeni delle NDE autoscopiche, pur non essendo vicini alla morte del corpo fisico? Ciò che il congresso ha ignorato è la forte relazione fra le due manifestazioni. Non sono state ignorate nel senso che i fenomeni comuni non sono stati citati, ma nel senso che non è stata marcata l'interrelazione dei fenomeni con il soggetto che produce i fenomeni stessi. C'è stata in realtà una proposta, poco attuabile per la verità, della possibilità di iniettare chetamina in un soggetto che aveva vissuto esperienze NDE per studiarne gli effetti. Qualcuno ha lamentato che gli esperimenti in merito siano stati bloccati per l'intervento del Dipartimento americano contro l'uso delle droghe. Era in pratica una proposta per verificare se chi aveva avuto esperienze NDE autoscopiche era in grado di provare esperienze Obe attraverso l'uso della chetamina, che, a dosi inferiori a quelle usate in anestesia per operazioni, ha dimostrato di scatenare alcuni fenomeni simili a quelli che si producono durante le NDE. Ma una relazione diretta fra Obe e NDE non è stata fatta.
Se fosse stata fatta, ci si sarebbe accorti che il denominatore comune, specie per le ND autoscopiche, non è lo stato vicino alla morte, ma è il soggetto, l'individuo. Il soggetto, quando vive situazioni obe, autoscopiche, predispone il suo corpo esattamente come fa il soggetto quando produce le NDE. Solo che il soggetto che vive l'obe non è in una situazione critica in fin di vita o in uno stato di coma, ma dentro il suo corpo ha messo in moto tutti quei meccanismi che lo stato di coma ha messo in moto automaticamente. In altre parole, si potrebbe dire che l'individuo è in grado di attivare quei meccanismi che consentono al corpo luminoso di spostarsi fuori dal corpo fisico, percependo il mondo con i sensi slegati da quello del corpo fisico. L'obe è espressione di una scelta soggettiva del corpo. L'NDE è una reazione soggettiva ad una situazione critica. Non è necessario essere vicini alla morte per vivere effetti NDE, ma quando si è vicini alla morte, i meccanismi fisici, chimici e psicologici che portano a vivere situazioni obe NDE si mettono in moto in modo automatico. Non è forse così per le predisposizioni del corpo fisico dell'essere feto quando si predispone per uscire dalla pancia della madre? Nei momenti di crisi fisica i meccanismi si mettono in moto automaticamente, solo che partoriscono quanto l'individuo ha prodotto nel corso della sua vita. Se il corpo luminoso è molto forte, ci sono visioni autoscopiche e scambi di stato di percezione del mondo che non vengono riportate quando si torna in vita. Se il corpo luminoso non esiste in quanto si è vissuto all'interno di un processo di sottomissione, allora si producono effetti allucinatori, illusioni, il vuoto. Le obe che vengono prese in considerazione sono quelle spontanee. Spesso il soggetto che vive un'obe, sia che gli succeda da sveglio che come sogno, la vive come occasione, come effetto disarticolato dal resto della vita. Non sempre il corpo è legato alla quotidianità. Qualche volta deve mollare le tensioni, oppure si verificano delle esplosioni di energia vitale e la ragione deve prendere atto di fenomeni diversi. Ma subito si ricompone, parla di allucinazioni o di allucinosi. Dal momento che i fenomeni obe sono rari nell'individuo, quasi quanto le NDE all'interno degli esseri umani, è abbastanza facile per la ragione confinarli nell'angolo della cosa da non prendere in considerazione. Qualcuno pesca da quell'angolo ed elabora tecniche per far uscire quelle sensazioni, tecniche yoga o altro. Il problema vero è che tutte le tecniche più o meno spirituali sono solo tecniche e anche se manipolano la disposizione del corpo, anche provocando bombardamenti chimici ed effetti simili alle obe o NDE, altro non fanno che lasciare l'essere umano che le pratica vuoto di tensioni o sottomesso ad una concezione dell'universo e del mondo davanti alla quale altro non può fare che accettarla, scoprendone una presunta saggezza, le sue personali giustificazioni all'accettazione. Una cosa sono i meccanismi psicofisici che predispongono agli effetti obe o NDE e un'altra faccenda è la cosa, fra virgolette, che attraverso quella predisposizione emerge. I meccanismi appartengono al nostro divenire o al nostro divenuto. Noi produciamo sostanze molto simili a sostanze che definiamo droghe, o meglio sarebbe dire, quelle sostanze ci producono degli effetti perché noi siamo predisposti ad alterare la percezione con quelle sostanze. Gli effetti della mescalina sono tali su di noi perché noi abbiamo delle predisposizioni funzionali a quella sostanza. Il corpo fisico ha una sensibilità a variare la sua percezione, in quanto la percezione nel mondo della ragione è una convenzione della specie. Non è la percezione in assoluto. Diverso è il discorso per la cosa che emerge, il corpo luminoso, e attraverso esso l'estensione sensoria, la percezione di aspetti diversi dell'esistenza. Questo non si può costruire attraverso le tecniche. Un percorso yoga non produce questo, produce la predisposizione per far uscire questo. Ma il corpo luminoso non è prodotto né da pratiche yoga, né da pratiche di meditazione, né da pratiche di sognare o altre.
Il corpo luminoso è prodotto dalla vita quotidiana. È il fare nella quotidianità, la nostra capacità di prendere nelle nostre mani il nostro divenire, la capacità di usare la nostra volontà per alimentare le nostre determinazioni, portano alla costruzione del corpo luminoso. Prendono la struttura di quel corpo luminoso prodotta dall'essere feto, la compattano e la sviluppano giorno dopo giorno. Quella struttura si può distruggere attraverso la sottomissione. Questa è la funzione delle religioni rivelate all'interno del sistema sociale umano. Chi costruisce il corpo luminoso è la quotidianità. Quando un individuo si avvicina a tecniche come la meditazione o lo yoga o il sognare, altro non fa che mettere in moto in maniera diversa il suo organismo. Quella predisposizione permette l'uscita di quanto egli, nel corso della sua quotidianità, ha costruito, compattato e articolato. Il pericolo reale è che queste tecniche assorbono l'individuo in modo assoluto, lo isolino dalla quotidianità, col risultato di allontanare l'individuo dalle contraddizioni nelle quali vive e nelle quali ha costruito il suo corpo luminoso. Il sottrarsi alla quotidianità blocca lo sviluppo del corpo luminoso e costruisce un percorso di assoggettamento e dipendenza dell'individuo dalla tecnica che esegue, da rendere la sua pratica essenziale per la sua vita. La tecnica, quando si impossessa dell'individuo, distrugge la formazione del corpo luminoso e quanto produce altro non sono che i fenomeni più o meno allucinatori relativi alla situazione di predisposizione del corpo luminoso, del corpo fisico a partorire il corpo luminoso. Questo vale per tutte le pratiche religiose dove l'assoggettamento di un individuo ad un divino, a una verità dal quale dipendere, distrugge il divino in formazione all'interno dell'essere umano. Diverso è quando queste tecniche sono strumenti di cui l'individuo si serve per affrontare la vita di tutti i giorni. Quando l'individuo, pur praticando queste tecniche, non si astrae dalla vita di tutti i giorni, ma continua ad affrontare le contraddizioni, continua ad esercitare la propria volontà e le proprie determinazioni e usa queste tecniche per manipolare il suo spettro di giudizio, favorendo l'affluire alla ragione di nuovi dati, nuovi modi di vivere, valutazioni diverse che possono aiutare ad espandere la sua descrizione e arricchire la sua articolazione. Mentre nel primo caso è la tecnica che si impossessa dell'individuo, nel secondo caso è l'individuo che usa una tecnica per ampliare se stesso. Questo vale anche per la ragione dell'individuo. Quando l'individuo decide ed agisce sempre e comunque all'interno della descrizione della ragione, egli è limitato nella percezione del mondo. La sua azione non precede mai il pensiero, la sua ragione non precede mai il pensiero, ma è il pensato, la descrizione, che determina la direzione dell'individuo. La descrizione tende a chiudersi su se stessa, restringendo il giudizio da cui dipende l'azione dell'individuo nella vita quotidiana. Se l'OBE e le NDE si esprimono solo in particolari situazioni, dobbiamo chiederci perché e non mettere l'accento sulla particolarità della situazione, ma sul modo col quale affrontiamo la vita. Fintanto che un sistema sociale imporrà ai propri figli la sottomissione all'idea del Dio creatore, altro non farà che uccidere il corpo luminoso che cresce in loro. Più un sistema sociale farà questo, e maggiormente imporrà lo stupore per chi, nonostante questo, riesce ad esprimere effetti autoscopici del corpo luminoso anziché allucinazioni sulla trascendenza. Quel sistema sociale parlerà di dono divino quando egli stesso, attraverso le sue scelte e le sue imposizioni, ha privato gli esseri umani della loro opportunità. E passiamo alla distruzione della costruzione. Come si è voluto dimostrare con questo lavoro, la costruzione del corpo luminoso è attività costante della vita dell'individuo. Dal punto di vista della stregoneria, la vita dell'individuo è un fare magico attraverso il quale l'essere della natura costruisce il proprio corpo luminoso. Dal punto di vista della stregoneria, la vita dell'essere della natura è un'opportunità della sua coscienza di trasferirsi alla morte del corpo fisico su un corpo luminoso, che viene costruito e forgiato attraverso l'attività dell'individuo nel corso della sua esistenza.
Per la stregoneria la vita è un'opportunità che non deve essere sprecata percorrendo cammini autodistruttivi. Per conseguenza, le direzioni di cammini che un individuo può intraprendere nel corso della sua esistenza sono essenzialmente due: costruire il proprio corpo luminoso o distruggere il proprio corpo luminoso. Quando l'essere feto esce dalla vagina di sua madre, dispone di una carica vitale, esprime delle tensioni, esprime una volontà, esprime il bisogno di espansione. Il sistema sociale, composto di tutte le sue credenze a priori, intende strappare a quel bambino la volontà che esprime nelle sue determinazioni per farlo diventare un essere umano perfettamente funzionale ad un sistema sociale nel quale gli individui esistono dopo che è stata strappata la loro volontà, le loro determinazioni e tarpate le tensioni. In questa battaglia si esprimono processi di adattamento dove comunque il bambino è costretto a soccombere e ad adattarsi alla situazione nella quale verrà costretto a vivere. Il bambino viene fatto crescere da persone che pretendono di educarlo. Se esistono elementi attraverso i quali definire l'educazione in termini positivi, come l'insegnamento, l'insieme dell'educazione ha lo scopo di distruggere il divenire del nuovo nato, appiattendo la distruzione che i genitori hanno subito. La costruzione del corpo luminoso è espressione delle tensioni dell'essere nel mondo in cui vive, dove il divino che tenta di costruirsi nell'essere chiama a sorreggerlo ogni divino che dal mondo circostante partecipa alle relazioni. Ma il sistema sociale in cui viviamo non riconosce il divino come espressione degli oggetti che ci circondano, ma come ente trascendentale alla cui descrizione sottomette i nuovi nati. La costruzione del corpo luminoso viene impedita proprio come organizzazione sociale. L'adulto si identifica col Dio creatore, individuo creato ad immagine e somiglianza del suo Dio. L'adulto, anche quando magari non si pensa intelligente, si pensa comunque competente, comunque sacente, comunque adulto e in diritto di insegnare il suo essere sacente, competente e adulto al nuovo nato che pensa stupido, incapace e impotente. Che il nuovo nato non disponga degli strumenti adeguati di conoscenza per affrontare il sistema sociale, siamo d'accordo. Ma l'azione dell'adulto non è quella di fornirgli strumenti, ma quella di distruggere tensioni, la volontà e le determinazioni con cui il nuovo nato affronta la vita. In altre parole, addomesticarlo. In questo processo di addomesticamento appare il processo di adattamento dell'individuo. Il nuovo nato è costretto ad adeguarsi, ma cerca di salvare se stesso, introducendo delle variabili nell'educazione, magari nascondendosi, magari ricorrendo alla bugia, fra virgolette, magari trasformandosi, magari facendosi compenetrare dal furore. Così al nuovo nato non gli si offrono gli strumenti atti a sviluppare il suo potere di essere, di cui l'adulto è incapace nell'afferrare la complessività, ma gli si insegna ad appropriarsi di qualche cosa, gli si insegna che la vita è dei furbi, gli si insegna ad arraffare, gli si insegna a collocarsi un gradino sociale che comunque gli garantisca un minimo di potere, di possesso, su altri esseri. Si stuprano le sue tensioni volte a costruire il suo corpo luminoso per trasformarli in volontà di potenza o volontà di possesso, dove per volontà di possesso di potenza non si intende la capacità di dilatarsi dell'individuo, ma la capacità di appropriarsi del mondo e di piegarlo ai propri desideri di possesso. In questo momento la distruzione del corpo luminoso dell'individuo è in atto. L'individuo può indifferentemente mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, davanti a Maometto o ad un Allah, a Buddha, a Vishnu o a qualunque altra cosa, compresa la scienza meccanicistica o le tecniche sciamaniche. Quando un individuo è sottomesso, impone sempre e comunque sottomissione. Questa è la distruzione della costruzione del corpo luminoso. È sempre un atto educazionale, un atto di incapacità di un sistema sociale di guardare il tempo che viene incontro. Incapacità di costruire individui più forti di coloro che in quel momento detengono il potere e il possesso. La distruzione della costruzione è sempre comunque un processo educazionale dove l'individuo è incapace di opporsi a quanto gli viene imposto. E passiamo alla costruzione del corpo di energia.
partendo dal processo sociale, della distruzione del corpo di energia dell'individuo, è necessario riuscire a individuare gli elementi attraverso i quali l'individuo può, sia pure in modo parziale, ovviare al processo di distruzione messo in atto attraverso l'educazione. Se il processo di distruzione del corpo di energia avviene mentre l'individuo è appena uscito dalla vagina della madre e si trova in un mondo nel quale non è in grado di difendersi se non attraverso quegli strumenti messi a disposizione dal suo divenuto, essenzialmente la sua capacità di adattamento, il processo di uscita dalla distruzione necessita di presa di coscienza dell'individuo, della propria consapevolezza. In altre parole, l'essere umano, nel nostro caso, deve rendersi conto che la vita è un processo di trasformazione che porta alla morte del corpo fisico come processo inevitabile alla costruzione del corpo luminoso come possibilità. L'essere umano deve prendersi nelle proprie mani le determinazioni della propria esistenza e delle proprie determinazioni. Dal momento che questa presa di coscienza avviene in età adulta, l'essere umano deve partire da quanto lo circonda in quel momento. Tutta la crisi religiosa che in questo secolo attanaglia le varie società umane altro non è che la crisi del controllo militare che le religioni esercitavano nella distruzione del divenire dell'individuo. Venuto meno il controllo militare, il corpo luminoso degli individui che non siano stati troppo ferocemente messi in ginocchio tende a farsi sentire alla ragione e ad esprimere le sue necessità e i suoi bisogni. Pertanto l'individuo tende a sottrarsi dal controllo religioso e a cercare qualche cosa di diverso, qualche cosa che sente mancargli. Magari la sua ricerca si concluderà nella ridefinizione degli elementi del suo condizionamento. In altre parole, lo porterà a viaggiare in Tibet, altre a sottrarsi alle feroci, a sottoporsi a feroci sedute di yoga, altri lo porterà da Sai Baba o robe del genere, ma comunque tenterà sempre di sottrarsi alla ferocia della distruzione. La maggior parte delle volte i suoi tentativi falliranno. Il processo distruttivo che educazionalmente gli è stato imposto non è oggetto silenzioso, si modifica e si adatta a quanto di nuovo incontrato. La pulsione di morte che esprime la distruzione dell'essere umano è ente in sé e si impone all'individuo impedendogli l'allontanamento. L'allontanamento è un atto di volontà. È la riappropriazione della forza della trasformazione che si aveva all'atto della nascita, adattandola al sistema complessivo del mondo in cui si vive. In altre parole, è necessario partire dal mondo in cui si vive per ricostruire i processi di adattamento e di sviluppo. In poche parole, possiamo dire che l'essere umano deve riprendersi nelle proprie mani il proprio divenire, attraverso l'esercizio della propria volontà e delle proprie determinazioni. Gli stregoni hanno elaborato il crogiolo dello stregone per uscire dall'orrore della distruzione, ma il crogiolo è arte di autotrasformazione dell'individuo mentre sviluppa il proprio potere di essere. Il crogiolo è atto di volontà. È un atto di violenza che l'individuo fa a se stesso per passare dalla posizione in ginocchio alla posizione di un essere umano che affronta la vita. Mentre l'essere umano è in ginocchio, il mondo in cui vive non può essere messo in ginocchio. La distruzione del divenire dell'individuo avviene attraverso il processo educativo, ma il processo educativo avviene all'interno del sistema sociale, non della natura. Un individuo educato all'interno del sistema sociale, che si ritiene creato di immagine e somiglianza del suo Dio creatore e padrone del mondo, non può pensare il mondo che lo circonda vivo, cosciente di sé, consapevole di sé, con le sue volontà e le sue determinazioni. Questo per lui non esiste. Invece questo esiste. Questo ha le sue determinazioni che chiamano gli esseri umani alla relazione, ma non chiamano la ragione dell'individuo, chiamano la sua magia, il suo corpo luminoso, la sua volontà e le sue determinazioni. L'essere umano adulto viene educato ad essere cieco e sordo, ma non sempre il condizionamento educazionale riesce a bloccare tutta la percezione di tutti gli esseri umani. Quando i processi di adattamento con cui l'essere umano si difende dal condizionamento educazionale coercitivo ha successo, l'essere umano percepisce il divino che lo circonda, anche se non è stato educato a padroneggiarlo, e spesso lo trasforma nel descritto che il condizionamento educazionale gli ha imposto. Il circostante chiama gli esseri umani a cercare la loro libertà nella percezione, dilatandola nel mondo che li circonda. Il paganesimo
ha messo a punto i processi attraverso i quali il singolo essere umano, riconoscendo le proprie tensioni interne, che sono comunque tensioni divine, riesce a costruire delle relazioni con le tensioni che dal mondo circostante arrivano all'essere umano. Il paganesimo riconosce che l'essere umano è un Dio che cresce e riconosce che il circostante è formato da coscienze che sono esse stesse, dei che crescono. Anche questo è un processo di uscita dalla sottomissione imposta educazionalmente. Riconoscere il divino è possibile soltanto quando si esercita la propria volontà e la propria determinazione, quando si intraprende un cammino per la costruzione del Dio che cresce dentro di lui. In altre parole, il cammino all'interno del paganesimo è possibile quando si inizia la distruzione del condizionamento educazionale imposto dalle religioni rivelate. Si inizia a percepire il divino di quanto ci circonda solo quando il corpo luminoso inizia a fondere il proprio sentire con la ragione. Il paganesimo raccoglie questo sentire soggettivo degli esseri umani e lo poggia su un cammino di dilatazione e di espansione. In altre parole, il paganesimo protegge il sentire degli esseri umani dal pericolo della sottomissione. Il paganesimo politeista impedisce di sottomettersi ad un a priori che condiziona il divenire degli esseri umani. Il paganesimo politeista, inteso in quanto tale, non quello che i cristiani vorrebbero fosse il paganesimo, che loro, portatori della parola del Dio unico, hanno annientato. In ultima analisi, la costruzione del corpo luminoso altro non è che la vita naturale dell'essere umano all'interno della natura. Due sono le vie che portano a proteggere e favorire lo sviluppo del corpo luminoso: il percorso personale della stregoneria all'interno della percezione pagano-politeista e il paganesimo in quanto espressione delle trasformazioni del mondo. E su questo non esiste purtroppo nessuna alternativa, cioè questo è un dato assoluto, cioè o si riconosce il mondo si riesce a riconoscere il mondo formato da dei e si ha la forza di, riconoscendo questo, di chiamare gli dei per svegliare il Dio che abbiamo dentro ognuno di noi, o si costruisce un cammino di stregoneria, cioè si pratica quello che è il crogiolo dello stregone. Non c'è alternativa. Le altre cose, la costruzione del corpo luminoso poi può essere anche un atto naturale della vita, cioè qualunque essere umano che riesce, sia pur all'interno dell'orrore cattolico, a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita ed affrontare sistematicamente la propria esistenza come atto di volontà, riesce comunque a costruire il proprio corpo luminoso. Cioè, ogni animale della natura che arriva a una certa età della propria specie riesce sempre a costruire il corpo luminoso. L'unico animale della natura che non riesce a costruire il corpo luminoso nella maggioranza della specie è l'essere umano. Se l'essere umano in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra e delle religioni rivelate, qualunque essa sia, distrugge il suo corpo luminoso. Cioè, l'unico animale che non riesce a costruire il corpo luminoso è proprio l'essere umano, cioè, tanto per essere chiari, insomma. E questo non è dovuto perché l'essere umano non ha queste possibilità, perché ha delle grandi possibilità, è dovuto per la presenza delle religioni rivelate che lo mettono in ginocchio. Cioè l'essere umano è l'unico imbecille fra gli esseri della natura che si è fatto mettere in ginocchio da degli a priori soltanto perché alcuni esseri vogliono usarlo come bestia da allevamento. Neanche le mucche non riescono a distruggere il loro corpo luminoso come fa l'essere umano. Vabbè, vediamo un attimino il discorso sull'iboga. Il discorso che si è fatto sull'uso di sostanze come l'iboga, che inducendo uno stato di coma producono effetti simili all'NDE, non tiene conto della soggettività dell'individuo. Le sostanze come l'iboga e la chetamina possono mettere in moto ciò che c'è, non produrre ciò che non c'è. Così gli effetti simili all'NDE vengono prodotti in quanto l'individuo ha costruito se stesso attraverso un percorso di trasformazione. L'uso dell'iboga o della chetamina possono fotografare il percorso. In cosa consiste l'effetto dell'iboga? Della rottura dell'interazione fra corpo luminoso e ragione o percezione fisica dell'individuo. Lo stato di coma indotto dall'iboga, bloccando il controllo della ragione sull'individuo, mette faccia a faccia la ragione con la percezione del corpo luminoso in formazione. La ragione non è in grado di accettare il fatto e trasforma quanto vede nel proprio descritto. L'individuo è faccia a faccia con se stesso. Il corpo luminoso coglie l'occasione per dare delle indicazioni alla ragione, indicazioni che vengono accolte dalla ragione in quanto
non vengono identificate con l'essere cui ella appartiene, ma come un essere o un'entità proveniente dall'esterno, dalla divinità, dal parente morto, dal leopardo sacro o quelli che sono cristiani e dalle loro immagini cristiane. La ragione dell'individuo non è in grado di abbandonare il controllo della persona. La persona sa quanto la ragione accoglie proveniente dall'esterno. Se la ragione scopre che le informazioni provengono dalla persona, scopre di non essere padrona della persona, ma parte della persona. Scopre uno sconosciuto in grado di comunicare cose che lei non è mai riuscita ad intuire o che per qualche motivo ha rifiutato. Per la ragione, le informazioni non provengono dalla conoscenza dell'individuo, provengono dall'esterno dell'individuo, provengono dalle divinità descritte dalla sua ragione, la divinità sapiente e magnanima davanti alla quale la ragione si inginocchia. L'informazione è dunque accettata. Chi assume l'iboga e produce uno stato di coma incontra il Dio che gli dice che lui diventerà un curatore. Molto probabilmente lo diventerà. La quantità dei dati che ha accumulato nel corso della sua esistenza è tale da consentirgli questo fare. In quel momento apre una specie di canale preferenziale fra la sua ragione e il corpo luminoso relativo alla possibilità soggettiva di curare. È come se l'esperienza con l'iboga avesse costretto la ragione a riconoscere un aspetto delle possibilità soggettive dell'individuo che prima dell'esperienza voleva ignorare o non prendere in considerazione. Da quel momento in poi, tutto quanto concerne la possibilità di curare o di guarire può passare dalla percezione e l'attenzione del corpo luminoso alla consapevolezza della ragione senza che la barriera del GH rifiuti il passaggio. Ricordo che la dicitura barriera del GH è una dicitura coniata all'interno del libro dell'Anticristo per quella barriera che separerebbe la corteccia dalla parte più interna o più antica del cervello. È una coniazione soggettiva, è una nominazione soggettiva di questa barriera che ci sarebbe all'interno del cervello. I nostri cervelli antichi, di quando eravamo mammiferi, quanto eravamo rettili, non interferiscono più nella descrizione del mondo, e la descrizione del mondo è demandata alla corteccia cerebrale. Per cui questa barriera separerebbe i cervelli più antichi dal cervello più attuale che noi usiamo. Questo vale per i guaritori, gli indovini, o per qualsiasi altro pseudodono che chi pratica l'iboga ritiene di ricevere dal divino che incontra in stato di coma. Si verificano vere e proprie rotture del controllo della ragione che possono avvenire soltanto in presenza di un corpo luminoso ben formato e di una conoscenza acquisita notevole. Senza la presenza del corpo luminoso si verificano soltanto strutture allucinatorie, pochi stati comatosi e molti stati di morte. L'uso dell'iboga non può essere fatto che poche volte nel corso della propria vita, anche perché a piccole dosi è una droga come altre, vedi mescalina. A grandi dosi provoca stati comatosi che devono essere accuratamente diretti. Sono spesso casi di morte in queste pratiche. L'iboga può soltanto stimolare le allucinazioni o al massimo mettere l'individuo davanti a se stesso. L'uso di droghe per ottenere questo è sempre molto nocivo, anche perché il cosiddetto dono, fra virgolette, che si ottiene attraverso l'incontro col proprio corpo luminoso, altro non è che seguire le più intime inclinazioni della persona. Chiunque pratichi un po' di sospensione del giudizio, un po' di sognare, sa perfettamente quali sono le sue inclinazioni e sa pescare dal proprio intimo gli elementi per seguirle e attuarle. Lo stato comatoso, il cosiddetto dono, determinato dall'uso dell'iboga, sembra quasi una garanzia per il sistema sociale, una specie di laurea delle intime possibilità della persona. Cosa che lascia perplessi quando il dono proviene dal giaguaro sacro, Gesù o gli apostoli. Appare evidente come intervenga una descrizione soggettiva determinata dalla ragione a copertura di quanto si sta producendo. Lo stato comatoso indotto dall'iboga non è un viaggio fuori dal corpo, ma nella migliore delle ipotesi un incontro con se stessi, un incontro che non vale la pena di praticare con nessuna droga, salvo la salvaguardia del desiderio soggettivo al suicidio.
e facciamo il discorso sulle esperienze infernali, che è l'ultimo discorso. Esistono delle NDE che hanno delle esperienze terrifiche, e vediamo cosa ne dice la stregoneria. Oltre le NDE, con senso di pace e senso di benessere, c'è un gruppo di NDE che sono definite terrifiche o infernali. In altre parole, non esprimono il senso di pace, ma sentimenti di paura e di terrore. Sono effetti studiati di recente, in quanto si suppone che chi ne ha avute aveva paura a rivelarle, per condizionamento religioso. Chi aveva avuto paura delle NDE infernali, aveva paura di essere condannato. Questo tipo di esperienze viene ricercato attivamente per dimostrare un giudizio divino sia di pace come premio che di condanna come angoscia. In realtà la costruzione del corpo luminoso è un processo di accumulo di conoscenza, sapere, consapevolezza, energia vitale che tutto insieme giunge a formare il potere di essere dell'individuo. Non sempre questo potere di essere è pronto per trasferire la coscienza di sé dal corpo fisico al corpo luminoso. Se non esiste corpo luminoso, non esiste consapevolezza di costruire il futuro. Si possono manifestare tutti gli elementi di preparazione per il parto del corpo luminoso, ma si produce un aborto. Quando esiste la consapevolezza, ma non esiste il corpo luminoso sufficientemente forte, la consapevolezza produce la sensazione di terrore, in quanto potrebbe essere abortita. Il terrore che la consapevolezza produce è la stimolazione a continuare le trasformazioni per compattare il corpo luminoso. La formazione del corpo luminoso e la coscienza di sé possono avere percorsi diversi nella loro formazione, interagiscono uno con l'altro e diventano uno quando la coscienza di sé abbandona il corpo fisico. Gli individui troveranno sempre delle NDE terrifiche, in quanto sempre un numero maggiore di individui riusciranno a trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Per conseguenza, un numero altissimo di persone si presenteranno davanti alla morte del corpo fisico con qualche cosa che manca, con l'impossibilità di trasferire la coscienza di sé per un soffio. C'è una gradazione del potere di essere dell'individuo mentre affronta la morte del corpo fisico. Quando ci si sottrae dall'assoggettamento imposto dalle religioni rivelate e ci si avvia a camminare per sviluppare il corpo luminoso, ci saranno molte persone che non ce la faranno per un pelo, ci saranno altre che ce la faranno per un pelo, ci sarà chi ce la farà alla grande, ci saranno gli aborti delle coscienze che saranno assoggettate. In pratica, no, davanti alla morte non siamo tutti uguali. Davanti alla morte portiamo quello che abbiamo costruito durante la nostra vita. È chiaro questo. Davanti alla morte non siamo tutti uguali. Davanti alla morte, la morte la affrontiamo con gli strumenti che abbiamo forgiato nel corso della nostra esistenza. E per concludere, l'analisi dei fenomeni NDE può aiutare a comprendere come si affronta la vita. La centralità dei nostri interessi deve essere la vita e non la morte. Ma la morte registra quanto la vita ha prodotto. Quando noi guardiamo gli effetti NDE, lo dobbiamo fare per volgere il nostro sguardo alla vita di tutti i giorni. È la vita di tutti i giorni che costruisce il nostro modo di affrontare la morte. Se le NDE sono studiate per cercare speranza oltre la morte, sarà una delusione, in quanto la soggettività non può essere riprodotta, appartiene al singolo individuo. È il singolo individuo il padrone della propria esistenza. Ogni sottomissione ad una qualsiasi verità richiederà sempre il suo tributo, la rinuncia a costruire il proprio corpo luminoso. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, Marghera. E questo è la fine del libro dei fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo politeista. Bene, io riattacco i telefoni 049 700 700, 049 700 838. Ricordatevi sempre questo: chiunque può avere sensazioni di visioni, chiunque può alterare la percezione. Questi fenomeni sono conosciutissimi in psicologia e in psichiatria, per cui esiste la capacità dell'essere umano di percepire fenomeni diversi da quelli che sono i fenomeni attuali. Però la profondità e la qualità della percezione può essere saltuaria
oppure stabile. La pazzia, per esempio, la schizofrenia e altri fenomeni danno delle allucinazioni, danno prodotti allucinatori che sono anche abbastanza stabili e che vengono curati a livello medico. Però ciò che differenzia essenzialmente l'individuo pazzo da uno stregone è la capacità, l'autodisciplina, cioè la capacità di disciplinare il proprio modo di rapportarsi in percezione alterata, con la capacità di disciplinare questo e separarlo dalla vita quotidiana. Cioè nella vita quotidiana ci si muove nella vita con gli elementi e con le leggi della vita quotidiana. In percezione alterata e nei mondi della percezione ci si muove con gli elementi e con le leggi proprie di quei mondi. La capacità di separare questo, cioè di separare quello stato psichico dallo stato psichico della vita quotidiana, è l'autodisciplina, che non è altro che la costruzione della stregoneria. Cioè la stregoneria non è altro che un percorso di autodisciplina in realtà. Perché dato questo, la formazione del corpo luminoso è un elemento naturale dell'esistenza. L'autodisciplina permette di costruire la consapevolezza di questo e di muoversi in stati diversi. Però quando ci si muove in stati diversi, si aumenta la fenomenologia della percezione. Aumentando la fenomenologia della percezione, si aumenta e si varia sia la conoscenza che il modo di rapportarsi con essa. Pronto? Sì, buonasera. Carraro Alessandro da Bassano. Parlo con Radio Gamma. Sì. E avrei bisogno di parlare cortesemente con il signor Franco Carraro. No, deve fare 700-777 e forse non lo trova neanche. Bon. 700, scusi? 777 e forse è già chiusa la cooperativa. Ah, arrivederci. Bene, questi sono gli stati che un individuo riceve, però tutto quello che è la nostra percezione alterata, al di là della capacità allucinatoria che può avere un individuo, non è altro che il nostro modo di affrontare la vita. Uno che è in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra continuerà ad avere allucinazioni di quello che è il prodotto del proprio condizionamento educazionale. Io non ho nessun problema a dire che il cosiddetto padre Pio sia un truffatore, un delinquente da strada. Questo è quello che invece nella stessa affermazione non la farò per due dei ragazzini di Fatima. Perché? Perché sono state delle persone condizionate che hanno alterato la percezione. È il loro condizionamento che dopo ne ha costruito la descrizione. Però loro effettivamente hanno alterato la percezione, mentre invece il padre Pio era solo un miserabile truffatore da quattro soldi. Le due cose sono in maniera diversa. Chiaramente la Chiesa Cattolica si sfrutta sia l'uno che l'altro a seconda dei propri interessi, a seconda delle proprie necessità, a seconda della necessità di far soldi. Cioè la Chiesa Cattolica non interessa niente delle persone, gli interessa soltanto fare soldi. Pertanto quello che voi riceverete, le descrizioni che hanno alcune persone di alterazione della percezione, saranno relative alla propria situazione di condizionamento educazionale. Tanto più una persona sarà in ginocchio e tanto più questa persona distruggerà la sua carica di energia. Tanto più questa persona tenterà di prendersi in mano la responsabilità della sua vita e affrontare la vita, anche se non riuscirà a eliminare il condizionamento educazionale cattolico, anche se avrà sempre l'idea che forse Dio potrebbe esistere, che il miserabile di Nazareth forse era buono ma la Chiesa è cattiva, anche se tutto questo mescolamento si travaserà fuori, bene, avrà comunque la sua azione nel prendersi in mano la responsabilità della sua vita, andrà comunque a costruire il proprio corpo luminoso, andrà comunque a compattare la sua energia vitale. Dopodiché le sue percezioni saranno molto, se avrà percezioni, se saprà disciplinarsi in maniera conseguenziale, molte delle sue visioni saranno legate alle immagini del proprio condizionamento educazionale. Però il mettersi in ginocchio, l'assoggettarsi, il pregare, il demandare il proprio controllo fisico a un'entità diversa, non fa altro che pagare il contributo, che è la distruzione del corpo luminoso dell'individuo. Pronto? Ciao Claudio. Ciao. Sono Loredana. Ciao Bella. Io volevo dirti che ho sentito in parte la trasmissione che hai fatto, non l'ho seguita tutta. Comunque all'inizio parlavi della tetamina. Sì. Che
aspetta perché ho la radio lontano, non sento tanto bene, vabbè, della chetamina che produce questi stati di allucinazione, sì, o di alterazione, insomma, della percezione, no? Pronto? Sì, sì, ti sento. Mi senti? Allora. Mi senti? Sì, sì, adesso. Bon. E niente, io volevo confermarti che è vero, perché appunto da noi quando si faceva le anestesie una volta con la chetamina, appunto, il Ketalab, sì, e veniva usato però per le anestesie brevi. E inizialmente veniva usato per gli adulti e anche per i bambini, dopodiché si è lasciato stare da fare gli adulti perché appunto provocava stati allucinatori. Esatto. C'era gente che vedeva la Madonna di Monteberico, insomma, sì, 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 e allora la facevano solo ai bambini. E i bambini avevano sì delle alterazioni, diciamo, però magari vedevano due mamme invece di una, o vedevano cose strane, però non avevano ancora una deformazione, diciamo. Del sentire. Eh sì. E allora, siccome tu prima dicevi che quei ragazzini di Fatima probabilmente avevano il condizionamento educazionale che ha fatto vedere quello che hanno visto, però ci vuole un po' di tempo secondo me perché questo condizionamento entri, perché i bambini non avevano questi stati allucinatori, capito? Avevano, sì, una percezione alterata, però non avevano visioni, non so, di Dio, della Madonna o di queste cose, avevano solo delle alterazioni. Sì, beh, ma un conto è la chetamina, un conto è quello che hanno fatto loro e fanno qualcun altro, eh? Cioè la chetamina ce la viene data a una persona che è in crisi, no? Che deve fare un'operazione o qualcosa del genere. È difficile pensare a quella persona negli stessi stati dei pastorelli e del Portogallo, sì, che li hanno massacrati in chiesa fin da 2 o 3 anni. Sì, sì, sì. Capisce? È un po' diverso. Il condizionamento educazionale ci vuole del tempo perché abbia effetto, diciamo. Sì, sì, sì. Cioè, per i bambini ancora evidentemente ci vogliono degli anni perché questo succede, capito? Sì. Hanno ancora una libertà percettiva notevole, sì. Ecco, questo volevo dire. È vero. Va bene. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. No, e in effetti l'uso della chetamina venne abbandonato come anestetico, comunque limitato come anestetico, proprio per questi effetti collaterali che aveva, cioè le visioni delle Madonne erano talmente tante ormai, specialmente fra persone adulte, che era una cosa impressionante. Va bene, detto questo, terminiamo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano 8 Marghera. L'indirizzo dell'istituto metterà sui potreisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Vieni pure, c'è. Pronto? Sì, d'accordo. Pronto? Dimmi. Puoi farmi un esempio di quelle che sono le percezioni alterate per voi stregoni? Sì, d'accordo. Ciao. Percezione alterata per noi stregoni è il sognare o è anche vedere al di là della forma, cioè l'albero lo posso vedere come coscienza, lo posso vedere come persona, non persona fatta persona, ma come se fosse un altro me stesso. Posso parlare con un albero, solo che chiaramente non parlo con le parole. Vabbè, chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ragazzi, vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15. Grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci. Ciao ancora.